Io sono venuta qui per sentire il racconto della tua vita. La base, quella lì. Quello che mi vuoi raccontare. Come ti mandi quel cosa qui? No. E io quello comincio a raccontare quello che ho fatto. Come hai vissuto? Ho vissuto da poretto, diciamo, proprio, no? Perché il fondo c'era sempre il nostro, da quando era il babbo, insomma. E dopo lui è morto da 4 anni, io, e dopo la vita c'è avuto da fare un po'. Oltre, e mi è tirato avanti bene. Dopo, a 30 anni, ho preso la bottega, lì il negozio, e col negozio mi è tirato avanti come hanno fatto tutti, diciamo. Quante statura ha fatto la macchina, quante statura la motocicletta, prima del fronte ce l'avevo. Tempo del fronte, piattata sotto l'erba, giù per il capo. Perché sennò se la vedevano... La portavano via i tedeschi quella volta. Allora, piattata giù per il campo, e durante il fronte è toccata sta piattati, però non è successo niente, è andata bene. Quindi nel 50 ha preso la prima, la patente ha preso. E quante macchine c'erano in giro? Cominciavano a essere, il primo fatto dal il Topolino A era dal Domicci, il fattura Curinal Domicci. Veniva venduto questo topolino, questo fattore, io l'ho preso, il primo, 100.000 lire. Ancora si ricorda? Ricorderò 100.000 lire. E poi da lì, piano piano... E dopo, si migliora sempre, certo, un po'. Certo. Ma com'erano questi anni 50? Cominciava già a Montasù, dicevo, perché già fatta la macchina, già era una roba. Però dopo la guerra, come si viveva? Dopo la guerra era questo, che stava riprendendo. Nel 50 già era dopo la guerra. E piano piano si riusciva da... Ho sposato del 46, 45. Proprio la sotto... era dopo la guerra subito, che ancora le macchine non c'erano. Non c'erano, certo. Però ha formato insomma la famiglia... Come si è potuto. Però con tanta dignità. Quasi tutte le domeniche andare giù da Peppe, giù il seminario, a portare giù qualcosa soldi o qualcosa pagni o qualcosa... alla domenica mattina alzarsi e facevi. Andava a vedere come procedeva la vita del figlio. Così. Però non mi pare, non mi sembra di aver sofferto tanto nella vita.